la vita, una vostra collega, amica, che ora non si la vedo, mi ha raccontato appunto che il suo bambino è tornato da scuola, è stato abilitato, dice mamma, ma lo sai che cosa è successo a scuola? Che la maestra ha chiesto, ma dove nasce l'uva? E un suo compagno ha detto alla coppa. E quindi hanno preso il pulmino giù tutti in via. No. Portiamoli a visitare le vigne. Ecco, questa adesso, ora cercherò di essere veloce perché mi piace anche le secondo tematiche che però sempre a volte il nostro sguardo appunto sorvola, ma ecco, un prato, questo è vicino a casa mia, un prato di girasoli, guardate la sensazione anche che possiamo appunto generare, ecco, nella relazione del bambino con questo ambiente che sicuramente di colore ne ha una abbondanza. E questa è un'altra frase molto bella perché ci dice appunto del valore del uscire fuori dagli ambienti chiusi, è uscito per una breve passeggiata e poi decisi di stare fuori fino al tramonto, perché avevo scoperto che andare fuori in realtà era destro. Quindi questa è la fine. Vado di corsa perché vi voglio far vedere invece, ecco, intanto come oggi era sul nido, giustamente, e come anche l'ambiente naturale, guardate l'intensità di questo sguardo del bambino di fronte al filo terra. Per cui questo slogan, che non so dove l'ho trovato, non mi ricordo, Green is good for you, ecco, anche per i bambini piccoli, come certamente questi sono i bambini della scuola dell'infanzia, sono bambini che hanno frequentato l'area Bambini Verde, quindi di nuovo in questo tratto naturale, e ora vi leggo appunto una salutante narrazione che i bambini hanno fatto. Sentite dove c'è anche lo spirito di osservazione scientifica. Vedi quell'erba che luccica? È i raggi del sole che la fa luccicare. Quella che è più lontana, sentite, luccica di più. Io te lo voglio dire come fa. È come se al cambio del sole ci fosse una lampadina suggesta. Oh, qui ognuno può andare oltre come vuole, e qui chiaramente costruire solide, significative progettualità è tutto quello che sta dentro appunto agli impegni di una professionalità educante che vuole guardare alla natura come risorsa. Vedete, gli ho dato il nome insoliti camminamenti. Cioè anche l'esterno deve essere attrezzato, certamente il prato al naturale con le tante piccole preziosità, anche sotto una siepe si può trovare un mondo, però ecco, anche queste possono essere delle idee che potete mettere in atto in modo da favorire determinate autonomie da parte del bambino. Certo, dipende, e ciò che appunto mi hanno detto alcuni insegnanti della scuola dell'infanzia qua vicino, già da molti anni lavorano su questo versante, quindi senz'altro Marzio nei prossimi incontri vi potrà dare voce appunto alla vostra esperienza, dipende da quanto gli adulti decidono di investire nel progetto educativo. E in questo senso, quindi, tempo di vicinanza o tempo di vicinanza? Che cos'è che accompagna l'adulto insieme con i bambini, vedete, alla scoperta di questo orto che è a disposizione, non è dentro il nido, questo è un nido bretonico, ma appunto è un nonno che ha messo a disposizione questa possibilità. E la voce di un'educatrice, che poi hanno fatto un gioco di collage e così via, no, fuori mi annoio, non vedo l'ora di uscire. Si dice la compensazione che può avvenire. Ecco, questo ci avvertiamo. Giardini di scoperta e di apprendimento. Scelta coraggiosa, ma possibile.
Quindi è possibile trasformare il giardino da spazio accessorio di intrattenimento a risorsa coerente con i bisogni dei bambini. Però ci vuole una progettualità, come in questo caso, per dire, come avete visto prima i sassi, insomma la forma di spirale, in questo caso c'è un cerchio fatto attraverso le cortecce, appunto, per cui ecco, ci sono degli incontri che voi potete pensare, ciliegio che si è osservato, si è guardato, vediamo cortecce di altri alberi, vediamo appunto come sono rugose, che colori hanno, come si trasformano nel tempo e anche la possibilità di giochi e di costruzioni. O perché si deve fare con la Lego che sono sempre uguali, identici e che non, appunto, non cambiano mai? State tranquilli che l'elemento del rinnovarsi e del cambiamento, la natura è la consiglia. Quindi un bosco, una corteccia, non è mai uguale all'altra. Lo sapete anche le foglie del gelso, io l'ho scoperto, vero, sempre per questa mia passione, che nello stesso gelso non ci può essere una foglia uguale all'altra, lo sapevi Marzio? Forse no. Sì, io l'ho scoperto, quindi un giorno, ecco l'altro hashtag, un giorno, qualche volta, sempre, perché se si vuole fare seriamente per trarre tutti quei benefici che ci siamo detti, ci deve essere consuetudine e familiarità, quindi un giorno, qualche volta, sempre, per essere un'esperienza di crescita. E guardate appunto, questo è un esempio di un mito dove c'è questo quello cipresso nano, basta un pezzetto di campo, un cespuglio, un albero, un orecchio, pioppica, piante, erbe, animali per offrire, quindi non è l'orto, se si arriva all'orto siamo già avanti molto. E che cos'è l'erba? Mi chiese un bambino portandomi a piene mani. Come potevo rispondergli? Non so meglio di lui che cosa sia. E questo è molto vero, perché i bambini sono una fonte inesauribile di sorprese e proprio nel loro linguaggio. E perché? Questa è un'immagine molto suggestiva, perché questo nido a Brentonico nel Trentino, che si è avventurato nei percorsi tematici sulla natura, erano partiti da questa osservazione. Portavano fuori i bambini del nido e tutti lì intorno a questa casa, perché lì chiaramente la pioggia si ucciderà anche a voi. E tutti si aggruppavano lì, e allora dicevano, sarà meglio attrezzare questo giardino di altre scoperte e di altre possibilità. È così, certo. La possibilità, sento come fate voi con il ciliegio, anche di fare le misture e quindi connettere ed ecco la possibilità, non come una mamma che ci ha chiesto, ma perché non si mette la prova anche a voi? Poi dopo, quando il bambino dovrà toccarlo e quindi mettere qualche problema alla sua mano. Quindi volta, certamente diceva la nostra amica, quindi dice, ma i genitori? I genitori sparti chiari amici, si diceva all'inizio parte del partito. Quando voi vi presentate il vostro programma, ci sarà una parte proprio che deve essere esplicitata. Guardate che prima nostro progetto educativo, pedagogico, nella nostra intenzionalità, i bambini vengono portati fuori, che fuori e lì declinate tutte le virtù che fuori può offrire rispetto. Questa è un'altra cosa molto bella che è piaciuta della Laura Malavasi, i bambini sono cacciatori di dettagli e spesso appunto vedono più di noi e sono colti e colgono veramente anche per quell'essenza anche della natura, così una cosa. Io ho portato questo, non so se siete abbonati a Bambini,
E allora l'avete visto, da una foglia, quante cose è possibile fare e animare per i bambini anche piccoli del nido. Quindi a partire dai mandala, a partire dal, appunto, dalle testure, il frottage e poi anche appunto questi profumi che possono essere contenuti in piccoli vasetti, magari lo fa circolare, questo vi si potrebbe anche mandare. Però bisogna attrezzarsi, anche i bambini che avete visto nella prima immagine, noi abbiamo fatto delle borsine con l'aiuto delle mamme, in questo caso sono dei semplici sacchetti, vedete, in nylon, cioè quando si va fuori, ecco c'è anche un codice etico, ecco, si va con la borsina, si porta e poi quello che è contenuto nella borsina, ecco che diventerà poi un tesoro comune in quel famoso tavolo che io vi dicevo, si dà con gli stivaletti, quindi ecco il coinvolgimento dei genitori, si dà anche magari con una cucina, quello vedete voi cosa chiedere, però ecco l'importante anche, ecco, queste essenze del nido, e vedete, hanno chiesto ai genitori rispetto ad una fruit normale per il genitore, quindi senza cose particolari, hanno fatto cucire una taschina e quindi invece del sacchettino che poteva magari essere un accessorio, in questo caso ognuno poi, ognuno ha la sua taschina, chi l'ha rossa, chi l'ha gialla, chi l'ha quadri, è diventato poi la possibilità di contenere, di condividere con le famiglie, coinvolgere per partecipare e uscire, si chiedeva quasi quando piove. Ecco, quando piove bisogna essere attrezzati perché in questo caso si sono attrezzati, io vi faccio vedere, anche questa dal nido, sono bambini del nido, la frase di Toro, la mia mente è fatta di mani. Ecco, io non credo assolutamente che se i genitori trovano delle informazioni autorevoli, fatte bene, poche parole, poche immagini, immagini poche e grandi, che non posto il vostro processo di scoperta dei tesori della natura. Guardate, ditemi voi, se invece di stare lì, a volte se ne inventano veramente di cose anche molto brutte, perché guardate, questo della Pasqua, spero che non lo facciate più. Ecco, perché la mia bambina ha 13 anni, io l'ho trovato in soffitta, e mi dico, posso scommettere che c'è ancora qualcuno che per la Pasqua prepara, invece magari di trovare, ecco, una sorpresa, la Pasqua apre la frontera, apre il sole, apre la frontera. Vediamo, che cos'è, mettiamo anche un piccolo vasetto, niente, allora. In questo caso un membro di realtà e guardate che questo è l'Alberto da Vinci, dal famoso libro di Alberto da Vinci, che ha coltivato bambini, sono bambini piccoli, e di fronte, ecco, mi piace tanto, abbiamo capito il valore delle parole, abbiate pazienza, vado di corsa perché ve lo voglio far vedere. Che ne so, no. È un verde confuso. Ora ditemi voi se noi si arriverebbe a dire di fronte alla sabbia è un verde confuso. Ci sono veramente, e questo va coltivato, perché oggi come oggi non c'è più la parola. E come ci dice Lucina Morra? Che questa grande, grande pedagogista che ha dato valore proprio alla pratica della vercura anche nel servizio italiano, nel Giuseppe. Lei dice, noi siamo le parole che ci diciamo. La parola apre mondi, la parola dischiude possibilità, la parola veicola fiducia. Pensate a voi, insomma, anche un gesto, ce la mostrano. Domani andrà meglio. E invece purtroppo nella casa, che dovrebbe essere il luogo degli affetti, degli intrecci, di queste, si mette a letto il bambino col telefonino, poi si dà da mangiare e cercando di vedere il va benissimo, di questo ci dà paura. Perché come ci dice
tanto mi fa buono questo, no? Vygotsky, conoscete quel giochino? Pensiero di quanto linguaggio è pensiero? Che ci dice? Guardate che le parole, certo sono lo strumento per comunicare, ma sono la base essenziale, ineliminabile del pensiero, perché se non hai la parola e non tu pensi quella cosa, io non ce l'ho mai ripetuto. È vero. Quindi bisogna parlare, avere la dominanza delle parole per avere la dominanza della mente. Quindi mente che produce e quindi ecco dare valore alle parole. E questo, guarda, hanno trovato, sapete un biglietto, sono matroni, sanno che ricchezza c'è l'epoca. E allora ecco questo potere di creare, questo è un nido a Vinci dove hanno deciso di attrezzare il genere, quindi attrezzare luoghi pensati per cui hanno messo, hanno fatto portare genitori, hanno messo animali e così. E quindi ecco, scusate, abbiate pazienza, vi si capisce pienamente. Un pochino di silenzio, quanto faccio vedere. Oppure guardate questi giochi da condividere anche col genitore, quindi geometrie nascoste, perché con questi ciao ciao, ecco, e guardate anche aver predisposto questo fornese, come questo con l'aiuto sempre dei giardinieri, questo dei giardinieri del comune, questi tasselli diversi che appunto camminando poi possono avere sensazioni diverse. Ciao e buon lavoro. Quindi esplorare e apprendere. E poi le sensorialità in gioco, seppur sempre nel contenitore, i ceppi, per mettere, cioè ci vuole una certa consuetudine anche all'elemento naturale, perché altrimenti qui c'è anche l'invasione della plastica e si chiude il discorso. Quindi, oppure questo è alla fondazione, è a Bologna, alla fondazione Gualandi, dove c'era Laura Malavasi, e quindi guardate vecchie pentole, proprio di un tempo, però cucinare con terra, sassi, foglie e tra poco, così, anche più. E questa invece è la cucina nel nido di Vinci, l'hanno fatta i genitori, con il, cioè il sistema va a piazzare. Non può essere solo via di aeroporto, ci vogliono dei luoghi pensati, attrezzati, organizzati perché il bambino possa poter portare a compimento le sue scoperte. Guarda, questo è un bambino piccolo ed è una mamma. Ecco, voi non ci crederete, ma questo è un collage fatto dai bambini. E certamente 5 anni il naso, ecco poi, perché siccome avevano messo insieme, vedete, limoni, nocciolini, vedete la potenza, giusto, e poi c'è anche la guida della natura, i fiori, i petali, guarda, ma qui piante aromatiche, questo è il valore delle piante aromatiche, l'hanno messa con cipolle, vabbè, mi sembra un po' eccessiva. E questo è anche il naso, è come un ascensore che porta i profumi alle rotelle del cielo. Si vogliono scienziati. Ecco questo, e io vi ho portato, credo, ecco, questo è un mandala fatto da James Brown. Andate a vederlo, questo lo conoscete sicuramente, ed è un. È un artista appunto londinese che costruisce queste composizioni con legni, fiori, sassi, appunto per, sono installazioni di arte contemporanea. E quindi ecco però un bambino nel vedere, nel fare, nel rimettere insieme le foglie, hanno tante righe, come le strade, ti dicono dei messaggi. Sentite quanto anche voi potete ricavare da questa osservazione dei bambini, anche quelli piccoli. E ora si viene al libro, ecco, intanto ora, tra casa e scuola, appunto ora pensavo alla Pasqua, alle feste, i ritorni. O perché ogni si manda un sacchetto di profumo?
si riuniscono appunto i diversi, c'è anche aromatiche, con i bambini si raccolgono, si, poi è lì anche tutto il vostro lavoro di animazione, di narrazione, se ti ama questo, se ti senti, ti piace, non ti piace, e poi si manda a casa senza sentito di profumi, senza stare a copiare la sette fischi. Queste cose orrende, orribili, non succederanno da noi. Guardate, allora si dice l'escape. Allora, a partire da una forza, le diverse misture, le diversi contorni, e poi vedete, a me piace tanto questa, questa animazione del lavoro collettivo. I tavoli si uniscono, si mette un bel fondo di carta da parte bianca e ogni bambino ha il suo spazio, però facciamo insieme. Non è quelle cose terribili, tanto ormai avete capito come la penso, per cui ogni bambino, anche nel nido, oggi hanno, che so io, dipinto la foglia, e allora 30 foglie uguali, delle mani, queste solo con lavori collettivi, perché se il genitore vuole giustamente vedere che cosa è stato fatto, c'è contenitore personale di ogni bambino, alle pareti si mettono messaggi che riguardano la collettività dei bambini, perché quindi hanno fatto di forza, guardate le forme, anche con un filo di lana, con un filo di lana, quindi sono cose anche queste che non costano, e come i bambini, guardate che concentrazione che hanno, e questo mi piace da morire, perché ognuno porta un coperchio da casa, un coperchio con le radunate voi, poi la strisciolina appunto di adesivo, e poi siccome abbiamo raccolto i petali dei fiori, abbiamo raccolto le foglie, le aromatiche, ciascuno fa la sua composizione. No? Non è che ci voglia tanto, ecco perché dicevo quanto è importante, certo attrezzare l'esterno, ma è fondamentale, però poi pensare anche che cosa possiamo fare per dare valore a queste scoperte che i bambini fanno. Guardate giù, bene, va bene, e ognuno ha messo la sua foglia, che ha scelto, hanno messo i rametti, e a conclusione, ecco perché scuola dell'infanzia, queste però alcune cose le potete fare tranquillamente al nido, perché questo è un libro respira, piccolo albero respira, e per i bambini più grandi, però avete anche quello, un albero montare, quello di Leonioni, l'alfabeto con un albero, ce ne avete tanti, e questo libro veramente, come l'ho trovato condiviso con una vostra collega, ecco la bellezza, non so se già la conoscete, lo consiglio vivamente, quindi evidentemente se fate outdoor education non lo fate, perché è una storia che veramente, ecco, sa della solidarietà, della vicinanza che tra amici si può costruire. Perché questo è un albero che è rimasto solo, perché la foresta si è incendiata, però non sta avvenendo in questi giorni, almeno dalle parti, quindi grande incendio, e lui solo è sopravvissuto. E non sa come è sopravvivere, è solo, vede tutto intorno, tutto bruciato, ma lui fa fortunatamente l'uccellino colore del mare. Ecco la bellezza anche, le immagini sono bellissime, guardate qua il fuoco, l'incendio, e arriva però questo uccellino color del mare, quindi sono anche le parole dicono molto, e ti aiuta, e puoi prendere dalla pioggia una piccola goccia ogni volta, e anche questo ti darà la possibilità di crescere e di vivere. Poi puoi dalle radici, ed ecco che piano piano l'albero quindi che riesce, guardate che c'è l'albero del mare, sono delle immagini che veramente, e lui ecco comincia quindi a fiorire, a fare le cose di tutti i colori, e alla fine non è più solo,
ci sono tanti alberi come lui e quindi si ricostituisce la foresta. Perciò grazie appunto all'uccellino sull'or del mare, ecco che c'è questa rifioritura, che è una pista di lavoro. I bambini sono rimasti incuriositi dai raggi di sole che attraverso poi scatti colorati eccetera, e poi allora c'è stato un gioco sulle ombre. Però è l'ombra è avvicinata, quindi non nulla, oppure quello precedente, anche le ombre si danno la mano. Vi ho portato sempre per unire percezioni e narrazioni. Ed ecco che anche sempre all'esterno, se quella spirale poi è lì che si possono mettere le macchinine, si possono mettere gli animali, e allora come si diceva, ecco che le storie, ecco la natura parla di per sé, ma parla anche attraverso i suoi abitanti, oggetti, animali che possono essere anche diversi e si può mangiare anche all'aria aperta. Questo è il senso del gioco simbolico che fate all'interno e che giustamente si tratta perché è una delle più potenti stimoli per il bambino, ecco, si può fare anche all'aria aperta con molta semplicità. Questo è le mani, si preste, quindi si può anche stare in cerchio e si può andare in cerchio. C'è una mattina che vai a trovare gli stivalini, può anche darsi con un piccolo messaggio per i genitori, perché il fuori può anche darsi per un curiosite che vi possiamo incuriosire, quindi ha un aggiuntivo, che vi possiamo utilizzare condizionale, ecco, e non invece sì perché siamo della vecchia guardia, ecco, questo ce lo lascio. Però vedete all'interno, gli scaffali devono essere tematici e forse già lo sapete, però la natura deve avere uno spazio privilegiato, no? Che si fa? Si va fuori, si raccoglie, ma poi ecco ci devono essere uno scaffale dedicato appunto a questi elementi della natura, diversi, quelli che poi però messi, ciascuno, organizzati, selezionati e danno già questo scaffale già parla di quello che voi volete fare. Poi ci sono anche degli strumenti, della lente di ingrandimento, e ci vogliono poi anche in scatole di cartone, ma appunto spine, i pezzi di tronco di albero, le diverse quindi suggestioni che i bambini possono trovare. E poi vedete anche se è come un quadro, se io metto con questa anche vostra diciamo accortezza estetica, vedete delle sensorialità che possono dare al bambino il valore di quello che vedono. E questo, guardate, va a bene. Poi si dice, ordina, come dicono le nuove indicazioni, no? Classificare, ordinare, scegliere, distinguere, separare. Quindi scatole di legno che si fanno fare da un nonno magari e poi ecco si dividono, si compone, si ricompone, ok, oh, ma volete niente, hanno una potenza, ci si diventa anche noi, osservare, riconoscere, nominare, perché questo è il sasso, questa è la pigna, questa è rugosa, questa sì, in effetti, questo è liscio, questo è grigio. Quindi quante e anche, ecco questo è un po' quello che suggerivo, cioè che all'ingresso, in questo caso, vabbè, la zucca, ma via via anche i frutti, le mele, i frutti che cambiano, mettere appunto per accogliere bene i bambini e i genitori una piccola composizione che sappia appunto di natura e della sua forza espressiva. Guardate, queste sono scatoline di questi trovano e ogni bambino ha scelto il suo elemento, la sua pigna, la sua chioccia, la sta a perdere dentro la scatola appunto di trasferimento. Io l'ho chiamato e per portarla. Però l'educatrice l'ha messo poi tutto insieme e quindi
che gli ha dato una forza espressiva, mi trovo in città. Io credo che un genitore non apprezzi, però c'è un prima e c'è un dopo. Non è che così una riga, guarda, una foglia, e tu gli dai un valore immenso. Quindi non è solo quella tecnica didattica, come avete visto, dentro questa mia presentazione, ecco, c'è fuori mezzo. Come dice Lucina Mortati, dice sentire e pensare, l'altro e l'altro lascia la foglia. Sentire con la mente e pensare con il corpo. Conoscete il pensiero. Questo è della Zambrano, è filosofa spagnola, che sentire e pensare sono uniti, e non ci può essere il pensare da solo. Per tutta la mia illustrazione, penso, Marco, siamo quasi alla fine, bambini, e siamo alla fine. Questo è il di Cosworth, e vi invito ad andare a vedere su internet, in questo senso siamo tutti digitali, perché le risorse è installazione, un'installazione di arte contemporanea con elementi naturali. Guardate questa piccola, guardate come che sta, no? Un po' di serpente, una serpente in mezzo, guardate i colori, e lui, ecco, dall'altro fa queste composizioni anche sull'acqua, perché il suo concetto è che la natura è ora, è nel momento. Poi, perché come già detto, nasce, sono queste opere d'arte, e come nasce? Mi fermo un posto, quindi un artista, e raccolgo materiale. Perché sento che c'è qualcosa da scoprire. Qui c'è qualcosa da imparare. Ciao, grazie. Qui c'è qualcosa da imparare. Anche questo è quello che è adesso. Come? È un Cosworth, e se siete stati a Arte Sella, su nel pensino, vi può dar conto, perché anche là ci sono installazioni che gli artisti hanno fatto con gli elementi di questo bosco, di questa terra che offre veramente delle cose molto belle. Io direi di fermarmi, finalmente, facciamoci un applauso. Anche di resistenza della voce. Allora, vediamo che ore sono, se posso dare la parola a qualcuno di voi. Sono le 7, ma cioè, allora, sì. Allora, perché poi Marco mi dirà un po' per mi dite chi è che vuole, senza chi è che ci vuol dire la ragione per cui è qui stasera. Oh, bravo, come dici? Manola, grazie. Allora, io te la voglio dire perché per me è importante rafforzare questo senso dello spazio come occasione, perché io quando vado fuori, io con le mie colleghe, non sono, è una cosa condivisa insomma di tutta la scuola, quando andiamo fuori e ci mettiamo sulla panca, sulla panchina, come dice Penny Richard, panca attiva, nel senso noi siamo attive sulla panca, perché non facciamo sorveglianza, ma i bambini possono venire da noi a chiacchierare, però ecco, loro sono liberi di esplorare, ecco, noi ci commuoviamo, perché tutte le volte pensiamo, ma dove lo trovano un'occasione per giocare senza avere le mamme, le nonne, le zie, le babysitter intorno che ti fanno non correre, non ti scaldare, non ti sporcare. E noi, una con l'altra, ormai da anni, perché è un percorso che facciamo da tanti anni, ci sosteniamo quando ci viene ad intervenire, ah, non c'è andare lì, e una fa, no guarda, vediamo come fa, se ce la fa a non bagnarsi tutto, l'aiuto del gruppo, sì, sì. E quindi ogni occasione per cui appunto è possibile sostenere questo nostro percorso anche come insegnanti, perché veniamo da una metodologia, insomma un approccio in cui
il giardino era un luogo, insomma, di pericolo, dove non ci si doveva sporcare, non si dovevano fare esperienze, ma c'era tutta la plastica, i tavoli, i giocattoli, i tricicli. Ecco, quindi spostarsi verso una scelta, come hai detto te prima, possibile ma coraggiosa, ci vuole comunque sempre un po' di sostegno, anche dopo 30 anni di lavoro. Quindi insomma, benvenuta a questo corso. Ecco. Qualcun'altra? Io più o meno il motivo è questo, della collega, cioè siccome anche noi abbiamo fatto una scelta in un nido, e cioè abbiamo tolto tutti i giochi che c'erano, sono spariti. Coraggiosa. Scelta coraggiosa, ma condivisa con il gruppo, ma comunque c'è da creare opportunità alternative. Quindi è chiaro che l'esplorazione del bambino, ma dargli anche occasione di esplorare in un certo modo, creargli degli strumenti di continuità, fa il fuori e il dentro, e quindi... Quindi ti sei ritrovata in questa situazione. Soprattutto spero di riuscire a riportare tutto questo. Poi tra l'altro siete in una collocazione anche ambientale e paesaggistica. E quell'altro, non siamo nel mondo, siamo nell'altro un pochino più, c'è un po' il giardino, ma non i parchi che ci hai fatto vedere te. Ai noi, però a volte appunto apposta anche nel fuoco magari uno. L'importante è che non siano coperti dai tappeti antiusi. Ecco. Quelli ce l'abbiamo. Però non ce l'abbiamo. Però non nel giardino. Però un po' gli spazi. Qualcun'altra ancora, via un'altra testimonianza e poi il nostro vaso conclude. Perché il prossimo incontro quando l'hanno? Forse incontro il 3. Sì, perché è tutto molto compresso, perché ci abbiamo quest'anno, l'avete notato tutti, fra Pasqua, primo maggio, 25 aprile, tutto, è un lavoro, parte un ponte proprio, quindi ci spariva tutto un periodo, cioè per qualcuno, non dipende, però non si poteva mettere. Allora, abbiamo un'altra amica che ha voglia breve testimonianza, sì. Nel senso che anche io vedo l'esterno così come il più collettivo, come una risorsa, sicuramente. Guardando queste cose, però guardando il mio giardino, a me mi viene da male. Cioè nel senso, in teoria abbiamo tante idee, abbiamo fatto un progetto sull'esterno, un po' più centrale, fuori questa famiglia, noi siamo, diciamo, un asilo cittadino, anche se abbiamo il nostro pezzo di giardino, un pezzo di giardino però non è stato negli anni curato non da noi quanto dalla manutenzione con il comune. E quindi ci collaborazione di genitori. Ci si scontra poi con il discorso della sicurezza, esatto. Non si può fare più un viso, per la faccia, però dei vasi, abbiamo presentato il discorso della stessa, che è aperto la mia vita, però è difficile capire.